Ciao ragazzi, buon venerdì e ben ritrovati. Allora, oggi siamo andati un po' lunghi con i tempi, ma per forza di cose. Volevo aspettare di avere qualche notizia sul CDA, poi eventualmente snoccioleremo domani mattina le tematiche che verranno fuori. Però attenzione, perché sta circolando una voce, da quanto ho capito, riportata dal Messaggero, che è molto importante, l'avrete già letta nel titolo e vorrei cercare di chiacchierare insieme a voi di questa cosa e cercare di capire se questo possa effettivamente c'entrare col CDA oppure no. Prima di tutto però, magari, dato che le notizie potrebbero aggiornarsi e potremmo avere delle conferme o delle smentite mentre questo video sarà online, in caricamento, in registrazione, non lo so, scaricatevi il numero di ES per rimanere sempre aggiornati con le notizie nato Juve, e non solo, perché sul numero di ES ci sono anche tantissimi contenuti che vado a produrre io personalmente, tra cui il post partita Juve Monza, tra cui un articolo che ho scritto su Allegri, uno su Agnelli, e qualcuno sta continuando a dirmi: come faccio a trovare le tue cose? Non le trovo. Ragazzi, c'è la barra di ricerca, potete semplicemente inserire il mio cognome, il mio nome e cognome, e verranno fuori tutte le cose che ho pubblicato io, o nella sezione media troverete invece tutti i video, quindi vi aspetto lì, un piccolo tutorial, perché vedo che nei commenti c'è sempre questa domanda e c'è la barra di ricerca, potete trovare tutto da lì. Allora, Pavel Nedved potrebbe dimettersi. Questa è la voce che sta circolando. Passo indietro. CDA, conferme su quello che ci siamo detti ieri. Il CDA non andrà a discutere dell'operato di Massimiliano Allegri, perché non è quello che fanno nel consiglio di amministrazione, no? CDA sta per consiglio di amministrazione. Quella potrebbe essere una cosa che verrà discussa eventualmente nell'assemblea degli azionisti, che sarà piazzata tra qualche settimana, forse tra un mesetto, proprio perché gli azionisti lì avranno, no, la volontà di esprimere perplessità. Il consiglio di amministrazione andrà a tirare un attimo una riga su quello che è stata la stagione conclusa e cercherà di capire se ci sarà appunto un positivo, spoiler no, oppure un negativo, spoiler sì, per, da quanto ho capito, il quinto bilancio di fila che si chiuderà in rosso. Ovviamente ci sono stati degli aumenti di capitale nell'ultimo anno, due aumenti di capitale, mi pare da 700 milioni di euro in totale. Questi aumenti di capitale andranno a sommarsi a questo bilancio e quindi già dall'anno prossimo, dal prossimo CDA, si stima di avere molte meno perdite. Adesso domani, comunque stasera, verrà ufficializzato il rosso della Juventus. E questo ci fa capire che a livello economico comunque la Juve non è messa benissimo. Se aggiungiamo che l'ultimo mercato è stato a risparmio, è completamente finanziato, se vogliamo, dalla cessione di Matthijs de Ligt, che ha provveduto, no, a ridistribuire dopo tutti i soldi nelle varie operazioni, e ci sono stati anche dei giocatori che sono andati via, che avevano degli ingaggi importanti, quindi hanno alleggerito il monte ingaggi. Però questo alla Juventus non basta, la cessione di Ronaldo non basta, insomma ci sono stati due anni, come ha sottolineato anche Rivabene l'altro giorno, difficili, quelli della pandemia, che tuttora creano un problema per la Juventus. Tra l'altro io ho dato un'occhiata addirittura stamattina per la prossima partita di Serie A, quindi Juventus-Bologna, allo stadium ci sono ancora diversi, e quando dico diversi intendo tanti posti liberi, segno che anche l'effetto stadio in questo momento non sta aiutando. Se aggiungiamo che in questa stagione sportiva molto probabilmente non avremo l'accesso alla fase finale della Champions League, perché significa veramente fare un miracolo sportivo in questo momento, non so se la Juventus possa essere in grado di fare questa cosa, e quindi 12 punti nelle prossime 4 partite di Champions che permetterebbero poi di passare al turno successivo, di passare almeno agli ottavi di finale, e se consideriamo che nelle prime due partite abbiamo collezionato due sconfitte e quindi non c'è stato nemmeno il pagamento da parte della Champions per le vittorie o per i pareggi, che è sicuramente maggiore rispetto alla sconfitta, e se aggiungiamo che, continuando su questa falsa riga, addirittura l'accesso alla prossima Champions League potrebbe essere messo in discussione, capite bene che a livello economico, quindi finanziario, la situazione non è assolutamente delle migliori. Poi ovviamente quando non arrivi nemmeno in Champions League hai diversi giocatori che già all'interno della tua rosa potrebbero essere convinti definitivamente ad abbandonare la Juventus per una squadra che la Champions League invece la va a giocare, e quelli sul mercato magari non sarebbero così convinti di venire a giocare per la Juventus, e quindi dovresti magari accontentarti di acquisti, se vogliamo, di seconda fascia. Stavo dicendo Serie B, ma sarebbe stato un po' troppo esagerato, perché poi magari qualcuno potrebbe pensare un'altra cosa, quindi dai, facciamo seconda fascia. Cosa significa tutto ciò? Che la situazione non è bella, e quando si parla di problema legato alla figura di Massimiliano Allegri perché costerebbe troppo esonerarlo, è vero, ma costerebbe anche troppo continuare con Allegri, perché non dimentichiamoci che poi questa situazione, se si evolve, e quindi
sotto il punto di vista sportivo arriviamo a competere per gli obiettivi che ci siamo prefissati, tanto meglio. La figura di Allegri rimane salda e al sicuro sulla panchina. In questo caso, in cui i risultati sportivi non stanno arrivando e diventa un danno anche economico, capite bene che a livello meritocratico si dovrebbe andare in un'altra direzione. Ma ribadisco, non è argomento di discussione di oggi del CDA, poi magari uscirà una nota che dirà che Massimiliano Allegri è stato esonerato, ma sarà una cosa diversa, differente, distante dal CDA. Non ce l'aspettiamo, perché la cronaca va nella direzione della conferma di Massimiliano Allegri in panchina per la Juventus. Però queste dimissioni di Nedved che potrebbero arrivare, secondo me, andrebbero a incastrarsi in una logica che abbiamo già raccontato negli ultimi giorni. Senza notizie, sempre solo logica, sempre solo ragionamenti da tifoso medio, perché io questo sono, non vi do notizie, sono soltanto sensazioni, soltanto opinioni e considerazioni su quelle che sono le vicende in casa Juventus. Nel CDA è presente sì Andrea Agnelli, è presente sì Pavel Nedved, quindi presidente e vicepresidente, è presente sì Maurizio Arrivabene, in teoria non Cherubini, che appunto si occupa della parte sportiva, e quindi per questo anche che non si parla, no, della figura di Massimiliano Allegri, ma si parla della questione economica. Il presidente e il vicepresidente per forza di cose, poi la figura di Nedved è un po' particolare, perché da anni siamo qui a chiederci: ma cosa fa effettivamente Pavel Nedved all'interno della Juventus? Perché all'inizio, quando Nedved fu disegnato come vicepresidente della Juve, la chiacchiera, se vogliamo, l'inquadratura era tutta su un uomo a metà tra la dirigenza e la squadra. Quindi quella figura che doveva andare a confrontarsi con la squadra per capire i momenti e poi fare da tramite all'interno della dirigenza e tradurlo ai piani alti, no? Questa cosa funziona ancora? È ancora effettivamente così? Non lo so. L'altra figura di Nedved era molto legata alla figura di Mino Raiola, e quindi stiamo parlando di un rapporto di amicizia, perché tra Nedved e Raiola c'era un rapporto di amicizia, ma anche un ruolo professionale, perché la Juventus comunque ha lavorato tante volte con Mino Raiola, con la sua scuderia, ora sta lavorando con la Pimenta, e lascerei da parte la chiacchiera, la barzelletta, vi dico barzelletta perché ormai veramente si è diventato questo, del fratello di Pogba sul rapporto Pimenta-Pogba, veramente lasciamo da parte queste baggianate, concentriamoci su qualcosa di un po' più serio. E quindi la Juventus con la scuderia di Mino Raiola ha lavorato e sta lavorando tanto negli anni. Con la morte di Raiola sicuramente qualcosina cambierà, poi ovvio che la Pimenta quest'anno ha lavorato tanto con la Juve proprio per operazioni De Ligt e Pogba, però il rapporto umano e di stima professionale tra Nedved e Raiola viene a mancare. Se aggiungiamo che probabilmente, diciamo probabilmente, e usiamo il condizionale sulle dimissioni di Nedved perché non ci sono certezze, può essere sì come può essere no, ma sarebbero abbastanza logiche comprese, sarei abbastanza, non sarei stupito, ecco, diciamo così, non sarei stupito di vedere una dimissione da parte di Pavel Nedved, perché comunque all'interno dell'area professionale della Juventus ci deve essere una sfera di competenza, di responsabilità e di posizione, di opinione anche da parte della dirigenza. È quello che ci stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte. Sembra quasi che all'interno della dirigenza ci sia una crepa che va a dividere a metà le posizioni dei vari diretti interessati, no? E quindi la posizione di Agnelli che conferma Nedved, la posizione di Arrivabene che conferma Allegri, la posizione di Arrivabene che confermerebbe Allegri per un discorso economico, e la posizione di Nedved che in questo momento sarebbe quella di cambiare guida tecnica per un discorso legato al campo, non un discorso economico, non un discorso di amicizia, ma un discorso basato unicamente sul giudizio del campo. Io in questo momento mi vedo molto nella figura di Pavel Nedved. È per questo che dico non mi stupirebbe, perché io mi immagino questa riunione eventualmente che c'è stata in casa Juventus, ognuno che porta le proprie motivazioni, e Nedved dice: d'accordo, capisco il legame affettivo, capisco la figura di Massimiliano Allegri, capisco la parte relativa all'economia e quindi ai soldi, al vil denaro, però qui c'è un problema. Qui c'è un problema ed è evidente e ce lo sta mostrando il campo. E Nedved l'ha palesato l'altro giorno con quell'immagine in tribuna Monza con la mano in faccia. Lo sa, ne è consapevole e sa, perché è la figura più di campo in assoluto tra le tre, che in determinati momenti se si rompe quel qualcosa poi è difficile andare avanti. E se la figura più di campo di tutte, perché ha avuto anche una carriera, un'esperienza ad altissimi livelli proprio con la Juventus, e forse già qualche anno fa era a favore dell'esonero di Massimiliano Allegri,
E mi viene da dire che non fosse contro il ritorno di Massimiliano Allegri, perché sennò la dimissione sarebbe arrivata ben prima. Si trova in questa situazione in cui nota una situazione impossibile da ricucire con questo allenatore, ma anche una situazione in cui la sua opinione comunque non conta più e si sente la voce fuori dal coro, e quindi quell'elemento che va a danneggiare l'unione di intenti della dirigenza, le dimissioni sono cosa logica, se poi aggiungiamo che magari la sua figura è stata ridotta dalla scomparsa di Mino Raiola, e se aggiungiamo che magari quello per cui era stato preso inizialmente, quindi la figura intermezza di campo, è magari venuta a mancare, perché da qualche anno non mi sembra che Nedved faccia quella cosa lì, capite bene che il processo di Nedved alla Juventus, l'avventura, la storia di Nedved da vicepresidente alla Juventus giunge al termine. Ho una posizione basata sul campo, la espongo e comunque non viene concretizzata, e il resto della dirigenza invece batte dritto nella stessa direzione. È giusto creare un tale intento all'interno della dirigenza, faccio un passo indietro io, perché la mia visione è talmente tanto in contrasto con quella degli altri che non c'entro più nulla qui dentro, perché per me l'unica motivazione valida per continuare questa stagione e cercare di tirarla su, e quindi magari modificare anche quell'aspetto economico di cui parlavamo prima, è il cambio di allenatore. Questo è un attimo quello che secondo me sta succedendo. Non so se Nedved si dimetterà davvero, anzi vado all'in, cioè trovo molto più sensate le dimissioni di Nedved oggi all'interno del CDA piuttosto che un Nedved che rimane all'interno della Juventus. Questa è la mia sensazione di oggi, ed è per quello che quando ho letto Nedved potrebbe dimettersi non ho pensato ma figurati che notizia sparata lì, buttata lì nel mucchio. Ho pensato, diavolo, sarebbe perfettamente logico, coerente con il pensiero di Nedved, con anche la mimica facciale di Nedved, con quello che ci ha detto Nedved e con il momento in cui si incontra all'interno del consiglio d'amministrazione, e quale momento migliore per esprimere le proprie perplessità per il progetto e quindi cercare di tirarsi indietro, che non significa mi tiro indietro perché non mi va bene, quindi non è il capitano che abbandona la nave quando affonda, no, assolutamente no, perché Pavel Nedved, ragazzi, non dimentichiamocelo mai, quando la Juventus è davvero affondata in Serie B lui è rimasto sul carro, un pallone d'oro che è andato a giocare in Serie B per amore della maglia. Non venitemi a mettere in dubbio l'amore che prova Pavel Nedved per la Juventus, guai a voi, non fate una roba del genere, perché poi mi incazzo, e mi incazzo tantissimo se si toccano questi argomenti di questi che con le azioni hanno deciso di associare in maniera indelebile il loro nome alla storia bianconera. Questo non si fa. Però da anni sono qui a dirvi che una squadra che vince, vince per questo triangolo: quando la squadra è forte, quando la dirigenza ha ben chiaro che cosa si va a fare e ha fiducia nell'allenatore, che ha fiducia nella squadra, che ha fiducia nella dirigenza. Quando c'è questo triangolo, dirigenza forte, allenatore con delle caratteristiche che vanno a genio la squadra e la dirigenza, e la squadra che segue l'allenatore, allora si vince. Quando manca anche solo uno, e manca anche solo uno di questi vertici chiusi, non si può vincere. E oggi noi cosa siamo? Tre puntini completamente disgregati, e all'interno della dirigenza un'altra frattura che va a creare altre contrapposizioni. Quindi qualcuno sarebbe stupito dalle dimissioni di Pavel Nedved, a me stupirebbe sinceramente il contrario. Vediamo che cosa succede, perché di certo non c'è nulla, di logico invece c'è tanto.